La popolazione mazzarese ha voluto organizzare questa giornata per conoscere l'oasi faunistica di Capofeto e la famosa laguna di Tonnarella, oggetto di lavori che sono criticabili per molti versi. Alla laguna di Tonnarella hanno avuto modo di vedere i fenicotteri, hanno avuto modo di vedere i Cavalieri d'Italia che si sono fermati in laguna per la nidificazione. A Capofeto hanno avuto la conferma della bellezza del sito, che va sicuramente salvaguardata. Per la verità bisogna ammettere che la regione siciliana nel 2012, per intervento dell'ex assessore Alessandro Aricò, aveva stanziato 167.000 euro per l'istituzione della riserva naturale di Capofeto. E però mi è stato riferito che amministratori mazzaresi hanno detto che non era l'ora di istituire questa riserva. Stiamo creando le condizioni per riprendere l'attività che aveva intrapreso l'assessore Aricò, con la speranza di poter finalmente far istituire questa riserva, non solo di Capofeto, riserva di Capofeto e laguna di Tonnarella. Spetta solo alle amministrazioni comunali chiederlo in maniera seria al Dipartimento regionale territorio e ambiente, con cognizione di causa, perché se ci vanno presentando progettini da fare ridere, evidentemente la regione non sarà mai disponibile ad istituire la riserva come la vogliono gli amministratori mazzaresi. Oggi a Mazara del Vallo un gruppo di persone sono stati disponibili a vedere i nostri monumenti ambientali, e allora siamo venuti qui a Capofeto a vedere questo grande scrigno di biodiversità che noi abbiamo, che dobbiamo preservare, dobbiamo curare, dobbiamo tutelare. E l'unica, diciamo così, maniera noi cittadini che abbiamo per fare questo è sensibilizzare e informare. Siamo pure andati alla laguna di Tonnarella, siamo andati a vedere le presenze oggi di avifauna, abbiamo, come dire, visto ai noi le vasche, come sono i fanghi del dragaggio del porto. Beh, anche quella è informazione. Insomma, essendo libero il cantiere, siamo saliti, abbiamo visto quello che c'è, la laguna, nonostante, dico, le vasche, nonostante il telone che è stato messo, sempre di una bellezza unica. E anche quella è informazione, perché il singolo cittadino non va a guardare. Quindi per noi oggi è stato importantissimo approcciare la nostra, noi approcciarci insieme a loro alla bellezza dei nostri monumenti ambientali.